soltanto della provincia di Lavoreto, ma dell'intero territorio. E a ciò poi aggiungo che tanto ha fatto anche il presidente Landi, che ha voluto intitolare la stessa sezione al carabiniere Claudio Pezzuto, e quindi con la signora Tania Pisani, vedova Pezzuto, abbiamo svolto pure, grazie alla presenza e all'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri qui a Lago Negro, momenti di confronti importanti che si sono avuti anche sul tema proprio della grande e immensa responsabilità che ricade in capo a coloro i quali prestano con amore, con senso veramente di patria, questo servizio nell'Arma dei Carabinieri, come anche nelle altre forze dell'ordine. Quindi io penso che l'amministrazione comunale oggi stia mettendo in piedi un momento di grande solennità, ma soprattutto di grande riconoscenza, sperando pure che chi legifera tenga insomma in debito conto che alcune istituzioni, alcuni ordini, alcune forze vanno anche forse tutelate in modo migliore rispetto a quanto sta accadendo, perché in questa rivoluzione generale poi vediamo anche che ci sono dei coinvolgimenti tra le diverse strutture che forse poi fanno perdere pure anche un po' di identità ai soggetti che le rappresentano, le hanno rappresentate con grande onore, e con grande senso veramente del dovere. Quindi chiamo il brigadiere capo Landi e Citra al mio fianco, accanto a me. Città di Lago Negro, il sindaco, unitamente all'amministrazione comunale, vista la deliberazione della giunta comunale numero 90 del 9 ottobre 2015, conferisce encomio solenne al brigadiere capo dei carabinieri Carmine Landi, nato a Pellezzano, Salerno, il 3 agosto 1963, con la seguente motivazione: per la competenza, la professionalità e l'abnegazione impiegate nell'esercizio del proprio operato a servizio della comunità di Lago Negro, con riconoscenza dalla sede municipale il 9 maggio 2016. Di Lago Negro, il sindaco, unitamente all'amministrazione comunale, vista la deliberazione della giunta comunale numero 90 del giorno 9 ottobre 2015, conferisce encomio solenne al brigadiere capo dei carabinieri Gerardo Citera, nato a Vibonati, provincia di Salerno, il 22 novembre 1960, con la seguente motivazione: per la competenza, la professionalità e l'abnegazione impiegate nell'esercizio del proprio operato a servizio della comunità di Lago Negro, con riconoscenza dalla sede municipale 9 maggio 2016. Bene, adesso ci accomodiamo a questo piccolo buffet, se andiamo pure per vincere la bottiglia dentro alla... parte in attivo, fare belle cose. Volevamo aprire da sabato senza aspettiamo, sì.
E tu non dici metti il suo di fronte. Passo davanti. Sì, sì, prego. Grazie, grazie, signor Capitano. Alessandra, l'avete chiamato? Sì, dai oggi. Grazie.